Un saluto a tutti gli amici e benvenuti sul mio canale, basato su commenti personali in merito a notizie di pubblico dominio. Oggi, 27 aprile 2020, in apertura la notizia che tutti stavamo aspettando, sulle nostre libertà tanto decantate nella Costituzione italiana, ma decisamente mal rispettate. Desidero rammentare, insieme a chi mi ascolta, che le misure elaborate da questo nostro governo tecnico con un presidente del Consiglio dei Ministri non eletto, sono state prese senza consultare il Parlamento, un po' come nei regimi d'altri tempi. Ecco quindi cosa prevedono le nuove disposizioni in vigore dal 4 al 17 maggio, relative alla fase 2 annunciata dal presidente del Consiglio dei Ministri, Conte, nel discorso di ieri in tarda serata. In primis, le scuole resteranno chiuse almeno fino alla ripresa del nuovo anno. Persiste il divieto di assembramenti, dunque, il distanziamento sociale, ossia distanza fisica di almeno 1 metro tra le persone, elevato a 2 per le attività sportive, quindi la riapertura di alcuni settori, ma con prudenza e in condizioni di sicurezza. Dal 4 maggio saranno possibili le visite ai parenti, ma vietati gli spostamenti da una regione all'altra. All'interno della stessa regione si può far visita ai parenti, nel rispetto delle distanze di sicurezza e indossando mascherine. Occorre menzionare l'intenzione da parte di questo governo di limitare il prezzo delle mascherine di tipo chirurgico a 50 centesimi di euro. Occorre menzionare l'intenzione da parte di questo governo di limitare il prezzo delle mascherine di tipo chirurgico a 50 centesimi di euro. In pratica, all'interno delle regioni persistono gli spostamenti motivati da esigenze lavorative di necessità o di salute, sempre muniti di modulo di autocertificazione al seguito. Da sottolineare il divieto di spostamenti tra regioni diverse con mezzi pubblici o privati, ad eccezione di comprovate esigenze lavorative nei casi di assoluta urgenza o per motivi di salute da dichiarare sempre con autocertificazione. Dal 4 maggio è concessa l'attività sportiva anche non vicino a casa, ma rispettando la distanza di 2 metri dagli altri. Sono consentite anche le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, ma riconosciuti di interesse nazionale, sempre a porte chiuse. In pratica, gli atleti regionali e provinciali resteranno a guardare. Che assurdità! Ma di cosa stiamo parlando? Via libera anche al settore manifatturiero e delle costruzioni al commercio all'ingrosso, funzionale alle due categorie. Le aziende sui luoghi di lavoro dovranno rispettare protocolli di sicurezza che si possono predisporre già prima del 4 maggio. In sintesi, il commercio all'ingrosso riapre, ma quello al dettaglio ancora no. Quindi, ad esempio, un commerciante al dettaglio di abbigliamento, secondo chi ha ideato queste norme, dovrebbe andare ad acquistare le merci per poi tenere il negozio chiuso, con tutte le altre merci invendute a causa della chiusura totale delle attività non indispensabili? Ma che idea geniale! Far fronte ai flussi di lavoratori che ricominciano a muoversi, anche le aziende di trasporto devono predisporre condizioni per il rispetto delle norme di sicurezza e per tutti l'obbligo di indossare la mascherina. Speriamo che i soliti reticenti si rendano conto che la mascherina va indossata coprendo bocca e naso. Sempre e solo dal 4 maggio, via libera alla celebrazione delle cerimonie funebri, consentite ai soli congiunti con un massimo di 15 persone, possibilmente all'aperto, con mascherine e rispetto del distanziamento sociale. Mentre per la celebrazione dei riti religiosi permarrà ancora il divieto, quindi qui ce ne sarebbe da dire. Ma mi astengo dal commentare, solo per rispetto nei confronti dei defunti e dei loro cari. Libero, ma si fa per dire, l'accesso ai parchi, alle ville, ai giardini, rispettando le distanze e con ingressi regolamentati. Dal 4 maggio a bar e ristoranti che già possono consegnare a domicilio è consentita l'attività da asporto.
Ma sempre attenzione alle distanze di sicurezza. Si potrà ritirare il cibo uno alla volta e lo si dovrà consumare a casa o in ufficio, comunque non fuori dal locale, con un'attenzione particolare al divieto di assembramenti tra persone. Per la riapertura totale di bar e ristoranti dovremo attendere ancora tutto il mese di maggio, mentre i musei, le mostre e le biblioteche potrebbero invece riaprire il 18 maggio, sempre rispettando le distanze e con ingressi regolamentati. Sempre il 18 maggio potranno riaprire le attività riguardanti il commercio al dettaglio, etichettate dalle attuali norme in vigore ancora oggi come non indispensabili. I centri estetici e i parrucchieri dovranno attendere il primo del mese di giugno per la riapertura delle attività, anche se non vi sono specifiche sulle modalità di contatto tra cliente e professionisti della cura del corpo. Tra le altre cose in elenco c'è il rinnovo dei congedi parentali e lo stop ai licenziamenti. Per il pacchetto lavoro che comprende tali misure, lo stanziamento complessivo dovrebbe essere di circa 24 miliardi di euro, ma per il momento sono semplicemente proclami, spot pubblicitari che lasciano il tempo che. Passiamo ora alle reazioni delle forze politiche di opposizione. Matteo Salvini, leader del partito Lega Salvini Premier, con una diretta social su Facebook, ribadisce che occorrono buonsenso e coraggio, bisogna fidarsi degli italiani e consentire loro di riprendere a vivere e lavorare. Riassumendo il concetto con la frase ripartire in sicurezza ma riaprire. Occorrono buonsenso e coraggio, bisogna fidarsi degli italiani e farli tornare a sperare, guadagnare, camminare, lavorare, sognare. Poi Salvini preannuncia per il 1° maggio un piano sulla fase 2 vista dalla Lega e rilancia con mascherine ma pronti a manifestare. Se sarà necessario, perché non ci ascoltano o non vi ascoltano, ci faremo anche vedere e sentire compostamente fuori dai social, con le buone maniere e educatamente, in una manifestazione per protestare contro le misure di lockdown decise dal governo. È un mese e mezzo che ci tengono a discutere sul computer. Torniamo nelle nostre strade, nelle nostre piazze, rispettiamo limiti e regole. Qui c'è di mezzo il futuro e la libertà. E ancora. Lavoratori, imprenditori, artigiani, ristoratori, precari, commercianti, titolari di partita IVA e padri di famiglia non possono più aspettare, sottolinea il leader della Lega. Tantissimi cittadini ci chiedono di organizzarci, non solo in rete, per farci vedere e sentire. Oltre al virus, fame e mancanza di libertà? Non lo possiamo permettere. Prima di tutto l'Italia e gli italiani. Perché questa mancanza di coraggio e di certezze? Perché aprire a giugno molte attività? Al governo qualcuno ha capito che molte non riapriranno se vanno avanti così? Questo governo ha capito che così porteranno i libri contabili in tribunale? Hanno creato 15 task force di super esperti per arrivare a chiusure fino a maggio e forse al permesso di andare a trovare mamma e papà. Ma se abitano nella nostra città è previa autocertificazione. Possiamo dire basta? Dopo 47 giorni di reclusione, diciamo basta, fateci uscire e guadagnare e lavorare e fare la nostra vita. Certo, mai come prima. In questo caso, seriamente, Salvini ha ragione da vendere. Anche Giorgia Meloni, leader del partito Fratelli d'Italia, contesta con una diretta Facebook i proclami del presidente Conte con le seguenti parole. Un'altra lunga e confusa conferenza stampa di Conte per dirci che, in sostanza, la fase 2 è quasi identica alla fase 1. Agli italiani che mi stanno scrivendo per capirci qualcosa di più, devo confessare che non ne so nulla. Conte decide evidentemente da solo della vita e della libertà di ciascuno di noi. Quando avremo i testi, ce
Cercheremo di capirci qualcosa di più. Intanto posso dire che non condivido minimamente la scelta di riaprire le attività produttive per settori e lasciare fermi per molte altre settimane interi comparti economici, esponendoli a una chiusura quasi certa. Il criterio doveva essere un altro. Chi può garantire le norme anticontagio e la sicurezza dei lavoratori deve poter anche riaprire. E lo Stato deve sanificare a spese sue, mentre invece sappiamo che non è così. Si decide che qualcuno non deve avere speranza, aggiunge. Ma perché un ristorante o un bar che riesce a garantire le distanze e i dispositivi di sicurezza non può aprire come le altre attività? Questa nazione rischia la desertificazione del suo sistema produttivo. Perché un centro estetico che ha le cabine per l'autotrattamento non può aprire con gli altri? Perché un parrucchiere che può garantire il rapporto di uno a uno non può aprire con gli altri? Perché una palestra che garantisce l'allenamento singolo non può aprire con gli altri? E potrei fare molti altri esempi. Perché, in fin dei conti, dobbiamo massacrare interi settori che rischiano di non aprire mai più? Per avere possibilità di fare un'altra conferenza stampa alle 8 di sera? Ma come non dare ragione a Giorgia Meloni? Il video ti è piaciuto? Lascia un like e iscriviti al mio canale. Attiva le notifiche facendo clic sulla campanella che trovi a destra, quella di fianco al nome della pagina. Poi, dal menu a tendina della campanella, dai clic sulla prima opzione in alto denominata Tu. Questo canale si sostiene solo grazie alle vostre donazioni volontarie. Per questo motivo il link PayPal è qua sotto in descrizione. Ringrazio tutti voi per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Saluto a tutti gli amici e benvenuti sul mio canale. Superati i 3 milioni di casi nel mondo per coronavirus. Stati Uniti da record con oltre 1 milione di casi. Segue Spagna e Italia, rispettivamente 232.000 e 201.000 casi. Donald Trump, parlando dalla Casa Bianca, dichiara: saremo presto in grado di fare 5 milioni di test per il coronavirus al giorno. Per il presidente, il numero dei casi di coronavirus alla fine scenderà a zero. Quando parliamo di contagi, dovete capire che gli Stati Uniti fanno più test di qualunque altro paese. Noi abbiamo più casi perché facciamo molti più test. Passiamo alla prossima notizia. E bufera sul decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, Conte. Il Parlamento è escluso da possibili scelte. Il Premier continua a gestire l'emergenza coronavirus con un decreto dietro l'altro. La Presidente del Senato Casellati infatti dichiara: io sono in difficoltà. Io ho una difficoltà perché il Parlamento, che è il cuore della democrazia, è la voce dei cittadini, è escluso appunto dalle scelte future così. Ma il Parlamento è il primo interlocutore del governo, è lì che si realizza l'unità nazionale. Lo dichiara appunto la Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati in un'intervista. Poi spunta Matteo Renzi che dichiara: ora basta, non possiamo calpestare i diritti costituzionali con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Trasformiamo il testo in un decreto e portiamolo in Parlamento. Un Presidente del Consiglio non può, con proprio decreto, cambiare la Costituzione, ha sottolineato il leader di Italia Viva. Noi siamo dalla sua parte, ma non può essere un atto personale del Premier. Non si può fare un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. È vero che la salute è importante, ma è assai importante anche la libertà e non può essere messa in discussione.
Mi auguro che qualcuno riesca a ricordare le 54 volte, ma non è un numero a caso, sono proprio 54 volte che Matteo Renzi ha posto la fiducia durante il suo governo, calpestando sistematicamente i pareri delle opposizioni per far passare tante leggi assurde infilati in pacchetti improponibili. Quindi, quando dico dare aria alla bocca, so quel che dico. Ad ogni buon conto, anche l'EU e più Europa, per quel che contano, si sono associati a Matteo Renzi. Forza Italia ha detto la sua, sempre in merito. E Fratelli d'Italia, in particolare Giorgia Meloni, dice: il Parlamento non decide niente. Ci sono quattro persone che si chiudono dentro una stanza e decidono il futuro di milioni di persone. Noi la fase 2 la vogliamo discutere e votare in Parlamento e non resteremo a guardare. Persino un costituzionalista, Sabino Cassese, tira le orecchie a colui che parlava di sgrammaticature a carico di Salvini mentre manovrava per questo suo nuovo mandato ottenuto tramando giochi di palazzo. Infatti afferma: non arriverei a dire che il governo calpesta la Costituzione, ma sicuramente l'ha un po' dimenticata e messa da parte sin dall'inizio. Un altro richiamo proviene da Francesco Clementi e dice: oltre 2 mesi dalla dichiarazione di emergenza da parte del governo, forse la scelta di un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sanato da un decreto legge, forse rischia di essere un modo inelegante di procedere, difficilmente da intendere se si invoca il principio di leale collaborazione. Più chiaro di così? Quindi la replica di Conte: sono decreti del Presidente del Consiglio, ma quello del governo è un lavoro collegiale. Per natura, questa epidemia. Questo non significa che le prerogative del Parlamento non siano state rispettate. Io sono stato più volte in Parlamento, ho incontrato maggioranza e opposizione. I decreti-legge saranno ovviamente convertiti dal Parlamento. Queste sono intellegibili frasi copia e incolla utilizzate chissà quante volte nelle aule di tribunale nel suo precedente ruolo di avvocato di provincia. Stendiamo un velo pietoso e passiamo ai prossimi commenti. Colao, apertura a ondate per testare sistema. Dopo questo incarico non farò più politica. Le affermazioni di Vittorio Colao. Appunto, in un'intervista, colui che guida la task force per la lotta nelle strategie contro il coronavirus afferma: è l'occasione per rilanciare tutto il sistema Italia. Il paese ha imparato a usare le nuove tecnologie. Sulla fase 2 ripartiremo a ondate, pronti a chiudere piccole aree se il male riparte, con regole diverse a seconda delle regioni. Inoltre, dal 4 maggio rimettiamo al lavoro 4 milioni e mezzo di italiani. È una base per poter fare una riapertura progressiva e completa. Sarà un test importante, che metterà alla prova la robustezza del sistema. L'approccio per bloccare sul nascere ogni possibile nuovo focolaio deve essere microgeografico. Occorre intervenire il più in fretta possibile nella zona più piccola possibile. L'app, l'applicazione, prosegue, potrà servire se arriva in fretta o se la scaricano la grande maggioranza degli italiani. È importante lanciarla verso la fine di maggio. Se quest'estate l'avremo tutti o quasi, bene, altrimenti servirà poco. Il sistema, puntualizza, non sarà invasivo, sarà rispettata la privacy e la segnalazione di un contagio avverrà in modo automatico e anonimamente. Per concludere, dice: non ho nessuna intenzione di fare politica e alla fine tornerò al mio lavoro. Molti manager si sono messi a disposizione del loro paese. Solamente in Italia si pensa che vogliano fare politica. Sono state scritte anche altre inesattezze. Non abbiamo mai proposto di chiudere in casa i sessantenni. A questo punto credo che il signor Colao meriti il beneficio del dubbio. Fitch declassa il rating dell'Italia assegnando un BBB, che tradotto in soldoni significa molto vicini al cassonetto dell'umido. Quindi i titoli italiani vanno giù con un outlook stabile, solo, e lo dico a malincuore, grazie agli acquisti dei titoli di Stato da parte della BCE, con una previsione di decrescita del PIL dell'8% nel 2020. Tutto ciò a patto che,
le limitazioni in contrasto all'epidemia funzionino davvero, con una speranza di ripresa forse nel 2021. In caso di ondata di ritorno, come ogni tsunami che si rispetti, tutto inizierebbe a puzzare stavolta, dentro il cassonetto dell'umido. Inoltre, il ministro dell'economia ha dichiarato: i fondamentali dell'economia e della finanza pubblica dell'Italia sono solidi. Il sistema produttivo è molto diversificato, con un consolidato surplus commerciale e una posizione finanziaria netta nei confronti dell'estero molto vicina all'equilibrio. Come? Sottolinea il ministro dell'economia. Il costo medio del nostro debito continua a diminuire, compreso nell'anno in corso, e la quota crescente del debito detenuta dalla banca centrale assicurerà, anche per l'anno prossimo, che l'esborso netto per interessi resti in linea con quello di quest'anno. Le garanzie pubbliche che sono rilasciate in questi giorni assicurano la liquidità all'economia italiana, migliorando anche per questa via le prospettive future per la finanza pubblica. Dice tante altre cose belle, ma non preoccupatevi, tanto noi in Italia abbiamo Gualtieri. Sì, Gualtieri, quello che poche ore dopo il suo attuale incarico a ministro dell'economia si esibì in TV in una performance con tanto di chitarra per suonare l'inno dei comunisti. Bella ciao. Siamo messi bene, non preoccupatevi. Ieri sera, durante un programma TV, il giornalista e direttore di Libero, Pietro Senaldi, ha attaccato Matteo Renzi con incalzanti interrogativi. Il giornalista chiede a Renzi: vorrei capire questo dal presidente Renzi. Lui incide nelle decisioni del governo sul coronavirus o no? Pietro Senaldi, appunto, inchioda Matteo Renzi nel confronto in diretta di martedì, una trasmissione televisiva. Conte non mi sembra un genio insostituibile, quindi se lei incide, si deve prendere la responsabilità dei provvedimenti della maggioranza. Se non incide, cosa ci sta a fare? Poi continua: ha impiegato 5 giorni a fare questo governo. Quanto impiega a disfarlo? Al che Renzi, imbarazzato, risponde: la prego di rivolgersi a Conte con rispetto istituzionale. Ma lei ha appena detto che viola la Costituzione, incalza ancora il direttore di Libero. Allora Renzi, cambiando colore e atteggiamento meglio di un camaleonte, replica così: Conte deve trasformare il DPCM in decreto legge. La sostanza non cambia, anzi, a volte dare aria alla bocca è un'arte. Ogni riferimento a fatti e persone non è puramente casuale. Se questo video ti è piaciuto, fai clic sulla campanella e attiva le notifiche. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like. Se questo video ti è piaciuto e desideri lasciare una donazione come contributo a questo tipo di contenuti, puoi farlo attraverso il link PayPal che trovi sotto in descrizione. Grazie per avermi ascoltato. Arrivederci al prossimo video. Un saluto a tutti gli amici e benvenuti sul mio canale. Maxi manovra, via libera della Camera al DEF e allo scostamento di bilancio. Conte atteso al Senato sull'emergenza. Lo scostamento di bilancio in approvazione della maxi manovra da ben 155 miliardi. Approvata dalla Camera la risoluzione relativa allo scostamento di bilancio. 52 i sì, un no e nessuno astenuto. Montecitorio poi ha dato l'ok alla risoluzione di maggioranza sul DEF accettata dal governo. Nel corso delle dichiarazioni di voto, solo il deputato Vittorio Sgarbi aveva inizialmente annunciato voto contrario. I voti favorevoli sono stati in questo caso 295 e 191 contrari. Per il momento chiuse le discussioni.
Questa mattina, dopo le 9.30, riprenderanno le dichiarazioni di voto in merito allo scostamento di bilancio inerente alla manovra di 155 miliardi. Sostegno delle opposizioni alla richiesta di scostamento. Quindi tutti d'accordo, opposizioni incluse, sullo scostamento da 55 miliardi. Contrarietà della Lega, ma non solo, sul quadro complessivo DEF. In attesa dell'informativa e relativi chiarimenti sulla fase 2 da parte di Conte. Il ministro Boccia, che evidentemente non sa cosa significa fare un bagno di umiltà quando si confezionano norme destinate al popolo, dichiara: le regole di Parlamento e Governo per tutelare la salute vanno rispettate. Ognuno deve sapere quali sono le proprie responsabilità. Poiché le responsabilità riguardano ogni singolo individuo, al di là della carica ricoperta, le minoranze, come è giusto che sia, presentano una proposta, una mozione unitaria firmata da, appunto, da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi con l'Italia. Chiedono di fatto la correzione di tutte le amenità in esso contenute che vanno a intaccare i diritti e le libertà costituzionali garantite. Pena stop al DPCM, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza, mentre prosegue il confronto con le regioni in vista dell'avvio della fase 2. Un nuovo pasticcio annunciato. Difficile approvazione entro oggi per il decreto aprile, che molto probabilmente slitterà a maggio. Vi cambieranno il nome di mese in mese? Vedremo. Il decreto aprile si predispone a diventare decreto maggio. Sul decreto legge aprile siamo in alto mare, certificano più fonti di governo appartenenti a diverse forze politiche. Dunque è molto difficile che possa concretizzarsi entro un mese. Del resto era stato lo stesso Gualtieri a mettere le mani avanti, dicendo: auspico si possa approvarlo questa settimana, sono impegnato per questo, ma a causa della complessità sarà difficile. Cose che capitano al ministro Gualtieri, ormai non ci sorprende più nulla, o quasi. Fatta salva la faciloneria che contraddistingue questo governo, il governo Conte. Ad oggi, proprio grazie a quelli come voi, gli italiani hanno sviluppato parecchi anticorpi. La maggior parte degli italiani hanno capito che occorre stare svegli o al massimo dormire con gli occhi aperti, per poi andare al più presto a nuove elezioni. Speriamo bene. Fase 2. Si temono infiltrazioni mafiose. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha infatti presieduto al Viminale il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Presenti i vertici di Polizia, della Difesa e delle Agenzie di Informazione e Sicurezza. La riunione è stata convocata per una valutazione della prima fase emergenziale connessa al contenimento della diffusione del Covid-19, relativamente agli aspetti legati all'ordine e alla sicurezza pubblica, e per un'analisi dei rischi di infiltrazioni del tessuto economico e sociale da parte della criminalità organizzata, anche in vista della seconda fase della ripresa. Vista la portata dei finanziamenti pubblici, si teme la presenza di infiltrazioni mafiose nell'interno del circuito produttivo e commerciale, oltre alla corruzione. Questa è l'allerta che arriva dal Viminale, che in ragione di ciò ha già approntato importanti misure di monitoraggio e contrasto. I governatori di centrodestra a Conte: basta scippi di competenze, si torni alla Costituzione. Quindi basta scippi di competenze e accentramento dei poteri, ora si torni alla Costituzione. A chiederlo sono i governatori di centrodestra, in una lunga lettera inviata al governo e intitolata "Più competenze alle regioni nella fase 2". La lettera ha contenuti propositivi, tesi al ripristino e al rispetto della Carta e dei diversi ruoli istituzionali, dopo la fase emergenziale che ha visto un uso sfrenato di decreti legge e DPCM. La Calabria riapre bar e ristoranti con tavoli all'aperto. Dichiarazioni contenute nella nota del presidente della regione Calabria, Iole Santelli: ho appena firmato un'ordinanza per la fase 2 di ripartenza. Misure nuove al pari di altre regioni.
e alcune uniche sul territorio nazionale. Tutte parlano il linguaggio della fiducia. Poiché in queste settimane i calabresi hanno dimostrato senso civico e rispetto delle regole, è giusto che oggi la Regione ponga in loro la fiducia. Presso gli esercizi che rispettano le misure minime anticontagio, ferma restando la normativa di settore. Ripartenza anticipata, scontro col governo. Solinas in pressing, ipotesi parrucchieri dall'11 e bar dal 18. In Sardegna, alla luce dei dati sulla diffusione del Covid-19, possibile avviare finalmente una ripresa ordinata, prudente ma più rapida, del nostro sistema economico e produttivo e consentire un graduale ritorno a quella nuova normalità della vita sociale tanto attesa da tutti. Lo dichiara il presidente della regione Christian Solinas, che con altri 10 governatori e i 2 rappresentanti delle province autonome ha scritto al presidente della Repubblica, al premier Conte e al ministro Boccia per poter allentare i vincoli dell'isolamento sociale. È essenziale che si ritorni progressivamente a un più pieno rispetto dell'assetto costituzionale e del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, sempre in applicazione dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione. È necessario giungere a una normalizzazione dell'emergenza che consenta un ritorno agli equilibri democratici previsti dalla Costituzione. Boccia, in risposta alle regioni, possibili scelte differenziate dal 18 maggio. In base al monitoraggio delle prossime settimane, ci potranno essere, dal 18 maggio, scelte differenziate tra le regioni sulle riaperture delle attività. Più i contagi andranno giù, più la sanità territoriale sarà in sicurezza. Definito il monitoraggio, si potrà procedere a differenziazioni. Così il ministro per le autonomie e gli affari regionali, Francesco Boccia. Propongo un metodo perché le ordinanze regionali siano coerenti con il DPCM, ha detto il ministro. In sostanza, secondo quanto si apprende, se ci saranno ordinanze non coerenti con l'allentamento delle misure, il ministro Boccia invierà una lettera indicando le parti incoerenti e la richiesta di rimuoverle. Se questo non dovesse avvenire, allora il governo impugnerà l'ordinanza. Presidio Lega in Parlamento. In aula a oltranza. Matteo Salvini lancia l'attacco contro le misure di contenimento decise dal governo. I parlamentari della Lega saranno a oltranza in Parlamento, giorno e notte, finché non si daranno risposte certe, riferisce il leader della Lega Salvini Premier. Finché il Premier Giuseppe Conte non darà il via libera alle misure di sostegno alle categorie colpite dall'emergenza coronavirus e non allenterà la morsa che lascia il paese chiuso, la Lega manterrà un presidio giorno e notte su turni nelle aule di Camera e Senato. Restiamo a oltranza in Parlamento, che è il nostro luogo di lavoro, finché non ci saranno risposte per tutti i cittadini. Madri, padri, imprenditori, commercianti, lavoratori non sanno cosa fare, non hanno certezze, non sanno se possono riaprire i loro negozi, non sanno quando i figli torneranno a scuola. Così il contenuto della nota della Lega, che chiede a gran voce: è ora che si torni a essere una democrazia compiuta. Non rallenteremo né impediremo il regolare svolgimento dei lavori programmati. Porteremo nelle aule, dove resteremo anche quando la seduta è conclusa, le voci dei lavoratori, di chi soffre, dei disabili, di chi è più fragile. Rimarremo finché il governo non darà risposte chiare, nella piena tutela della salute e con indicazioni a livello nazionale. Siamo e rimarremo in aula anche per ribadire l'importanza della certezza della pena e l'indignazione degli italiani per la scarcerazione di decine di mafiosi ergastolani assassini. È ora che si torni a essere una democrazia compiuta. Che dire, è bello sapere che le opposizioni svolgono il lavoro per cui sono profumatamente pagate. Auspicando un recupero delle moralità che dovrebbero contraddistinguere chi ci governa, in qualunque modo e con qualsiasi mezzo. Giorgia Meloni, sulla sua pagina Facebook, scrive: Fratelli d'Italia è al fianco degli artigiani del settore manifatturiero Orafo e chiede al governo tutela e attenzione.
Sono migliaia i lavoratori che hanno reso questo comparto un'eccellenza italiana e che l'emergenza coronavirus sta mettendo in ginocchio. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di sostenere il Made in Italy e i suoi prodotti di eccellenza. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like. Se questo video ti è piaciuto, fai clic sulla campanella e attiva le notifiche. Se questo video ti è piaciuto e desideri lasciare una donazione a questo canale, utilizza il link PayPal qui sotto in descrizione. Grazie per avermi ascoltato e arrivederci al prossimo video. Un saluto a tutti gli amici e benvenuti sul mio canale. Conte chiede scusa per i ritardi, ma PD e Movimento 5 Stelle lo blindano. Tensioni politiche alla vigilia della prima tappa del deconfinamento. Matteo Renzi, ora soldi, non decreti. Di Battista, Pinco Pallino Di Battista, attacca Renzi e dice disinnescatelo. Vabbè. Andrea Orlando, se cade Conte, l'unica alternativa è il voto. Forza Italia, nessun soccorso politico a una maggioranza che affonda. Non so come si tenga a galla. Il Movimento 5 Stelle e il PD proteggono il loro presidente Giuseppe Conte dagli attacchi di Matteo Renzi, che a più riprese continua con la sceneggiata poliziotto buono, poliziotto cattivo, per salvare un governo fantoccio che sta sempre per cadere, ma a causa della buona colla usata per restare incollate alle poltrone, dà sempre lo stesso esito. Qualcuno alza un polverone, qualcuno abbaia, qualcuno finge di morsicare e poi via tutti assieme a darsi le pacche sulle spalle, rassicurandosi a vicenda con frasi del tipo «Anche stavolta siamo riusciti a raggirare i nostri elettori». Comunque, tornando alla cronaca, all'indomani del nuovo ultimatum del leader di Italia Viva a Conte, 5 Stelle e PD si affannano a difesa del Premier, che in un messaggio su Facebook si scusa con i cittadini per i ritardi negli aiuti e nei finanziamenti, in una giornata in cui arriva anche il nuovo appello del Presidente della Repubblica, inviato in occasione della festa del lavoro o festa dei disoccupati, perché istituzioni cooperino lealmente a superare l'epidemia di coronavirus e a guardare con speranza alla fase 2 e al ritorno della normalità. Poi c'è l'appello di Fico. Viene prima il paese. Un appello ai suoi amici di governo, come ad arginare la fragilità di questa inutile maggioranza, giunge dal presidente della Camera, Roberto Fico. Viene prima il paese, dice, invitando le forze di maggioranza e opposizione a lavorare anche nelle differenze, ma in modo assolutamente responsabile. Accidenti, gli spunta la responsabilità, che è una meraviglia. Come si può notare, a sinistra parlano sempre di Italia o di paese, non parlano mai di italiani, perché in fondo è palese il valore che attribuiscono a chi lavora, paga le tasse e mantiene con soldi veri tutti gli occupanti delle sedi governative. Conte è insostituibile, scandisce il vice segretario Dem Andrea Orlando. L'unica alternativa al governo in carica è il voto. Mentre il Movimento 5 Stelle ribadisce il suo appoggio a Conte, con il capo politico Vito Crimi e il signor Pinco Pallino Di Battista che attaccano duramente il leader di Italia Viva. Il senatore Renzi è accusato di populismo e schizofrenia da Crimi, mentre Pinco Pallino Di Battista chiede che venga disinnescato una volta per tutte.
Ed è così che le tensioni in serata si placano con Renzi che dice: vedo dei segnali incoraggianti. Quindi, come ho detto poco fa, anche stavolta hanno fatto sembrare meno grave l'ennesima disgrazia sulle spalle degli italiani, che per quanto possano essere larghe, sono veramente a pezzi, dovuta alla prosopopea di un avvocatuccio alle prese con qualcosa troppo al di là della sua portata. Quindi anche stavolta loro se la sono cavata. Renzi abbassa i toni ma incalza, il governo comincia a dare soldi. Dopo l'attacco a Conte in Senato, Renzi afferma di riscontrare segnali incoraggianti e chiede una riapertura differenziata. Abbiamo territori che non vedono contagiati da giorni, non c'è più rischio di collasso delle terapie intensive. O sto insieme alla maggioranza o me ne vado. Oppure, dico io, il governo smette di fare decreti e comincia a dare soldi. Insomma, dopo aver minacciato la sfiducia, Matteo Renzi dà le istruzioni ai media, parlando a radio e TV su come vanno trattate le sue affermazioni. Capito? Poi c'è chi dice: bisogna fidarsi degli italiani, l'autocertificazione deve essere abolita. E questo lo dice il vice ministro della salute in un'intervista. L'Italia è come un paziente convalescente da una malattia grave. Lo stiamo dimettendo, ma con prescrizioni da osservare. Però ci dobbiamo affidare anche alla responsabilità e al buon senso. Poi, rispondendo in merito all'autocertificazione, io forse non l'avrei messa, ma capisco la logica, perché c'è sempre qualche furbo, ma va? Se guardiamo questi due mesi, il 95% degli italiani ha rispettato le regole. Io ho questo difetto, che mi fido degli italiani. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanellina delle notifiche. Grazie per avermi ascoltato, vi rimando al prossimo video. Un saluto a tutti gli amici e benvenuti sul mio canale. Oggi parlerò di fase 2. Fase 2 è riaperture, o per meglio dire meno farina, pizze, pane, lievito di birra e più vita all'aria aperta. Penso possa complessivamente giovare a chiunque abbia trascorso in maniera responsabile la quarantena, non perdere neanche una delle giornate di sole che questa stagione vorrà regalarci. Fase 2 è pronti, partenza, via. Oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, ha scritto su Facebook Giuseppe Conte. Molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto. E giusto, per non far mancare una nota di allegria, aggiunge, saranno ben più numerose le occasioni di possibile contagio. Contagio che potremo scongiurare con senso di responsabilità ancora maggiore. Come mai, prima d'ora, il futuro del paese sarà nelle nostre mani. Più saremo scrupolosi e prima potremo riconquistare altri spazi di libertà. Non sperperiamo quello che abbiamo faticosamente guadagnato. Dovremo tutti insieme cambiare marcia al paese. Scusi, ma possiamo cambiare anche presidente o governo? Ah no, va bene, certo che no. Con prudenza, decisi, determinati ad andare avanti, ma senza rischiare di fermare il motore. Non c'è una ricetta giusta per garantire la ripartenza, senza pensare in primo luogo alla salute o alla sicurezza di tutti noi. Sono fiducioso che insieme ce la faremo. Come ha detto Conte, insieme ce la faremo. Gli italiani sono un tantino stati lasciati soli. Stanno ancora aspettando almeno la metà di ciò che il suo governo aveva promesso, a iniziare dal decreto aprile, passando per i soldi della cassa integrazione, fino all'erogazione dei 600 euro alle partite IVA. Talvolta gonfiati manco fosse uno slogan pubblicitario in stile 3x2, fino a 800 euro. Ma andiamo avanti. Continua Conte. Domani comincerà la fase 2 dell'emergenza, quella della convivenza con il virus.
Sarà una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità. Fino ad oggi, la maggior parte dei cittadini è stata al riparo nelle proprie case. Oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto e saranno ben più numerose le occasioni di possibile contagio, che potremo scongiurare solo grazie a un senso di responsabilità ancora maggiore. Serviranno la collaborazione, il senso civico e il rispetto delle regole da parte di tutti. Dovremo tenere sempre alta l'asticella dell'attenzione, mantenere la distanza interpersonale, indossare la mascherina quando e dove sarà necessario e lavarci spesso con cura le mani. Non si preoccupi, Conte, ci laveremo anche il resto. In una circolare del Viminale inviata ai prefetti si legge: prescrizione sugli spostamenti. Dovrà essere affidata ad un prudente ed equilibrato apprezzamento, che conduca ad un'applicazione coerente delle disposizioni contenute nel decreto. Quindi, divieto di assembramento e azioni di contenimento sull'impatto della vita quotidiana dei cittadini. Per chi arriva da un'altra regione, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui ci si trova, a meno che non ci siano comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute, almeno fino al 17 maggio. Per chiarezza sui congiunti, sono compresi i coniugi, i rapporti di parentela, affinità di unione civile, insomma praticamente tutti, o chiunque tenga il gioco in caso di contestazioni di veridicità sul nuovo modulo di autocertificazione. Un po' come accade da diversi anni in Italia, dove alle elezioni magari vince il centrodestra, ma poi due che si odiavano e ora hanno voglia di governare assieme dichiarano di essere dei perfetti innamorati. Esilarante, no? In buona sostanza, l'ambito a cui si riferisce l'espressione congiunti può ricavarsi in modo sistematico dal quadro normativo e giurisprudenziale. È consentita anche agli atleti e non di discipline non individuali, come ogni cittadino, l'attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento. Per le imprese, che non avranno più necessità di comunicare l'apertura, si atterrà un regime. Qualcuno ha detto regime? Dicevo, regime di controlli sull'osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A fronte dell'esigenza di sostenere il riavvio del tessuto produttivo economico nazionale, si pone l'irrinunciabile necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori e di rassicurare idonei livelli di protezione negli ambienti di lavoro, con un adeguato sistema di controlli, teso a verificare la puntuale osservanza delle prescrizioni poste in presidio e ad applicare le eventuali relative sanzioni. Ma a questo governo quanto piacciono le sanzioni? Tanto, direi. Come dicevo poco fa, ci sono dei piccoli problemi sulla cassa integrazione. Mancano solo 7 miliardi per la copertura degli ammortizzatori sociali. Si parla di tale ammanco in quanto sarebbe emerso durante l'incontro in videoconferenza tra i capi delegazione e il ministro dell'economia Roberto Gualtieri. Sempre lui, il ministro chitarrista che canta Bella Ciao sulle reti pubbliche nazionali dopo aver ricevuto l'incarico di ministro dell'economia e delle finanze. Ci sarebbe stato un errore di calcolo, che per via dell'effettivo scaricabarile tipico dei governi di sinistra alcune fonti attribuiscono all'INPS. Quindi, in linea teorica, sarebbe colpa dell'economista Pasquale Tridico, neopresidente dell'INPS, scelto da questo governo stesso circa 14 mesi fa. Se nel nuovo decreto dovessero mancare le coperture per gli ammortizzatori sociali, la responsabilità non sarebbe né dell'INPS né tantomeno del ministro del lavoro. Nessun errore di calcolo, quindi, è imputabile al ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo. Così alcune voci provenienti dallo stesso ministero del lavoro. Comica la notizia.
quasi quanto il capo del suo movimento politico che per l'appunto dovrebbe far ridere la gente di professione. Intanto sembra prendere consistenza l'intervento che prevede come ultima spiaggia, per salvare le imprese in difficoltà, l'ingresso nel capitale dello Stato con una quota fino al 49% delle piccole imprese. Utilizzando il fondo del Mise per la fascia di imprese tra 5 e 50 milioni interverrebbe sempre il Mise, presumibilmente tramite Invitalia. Per le imprese medio-grandi, sopra 50 milioni di fatturato, interverrebbe il CDP, con un fondo ad hoc fuori dal bilancio della cassa. Sospetto che alla fine della fiera chi pagherà per ogni cosa, ma soprattutto per gli errori di questo governo abusivo, saranno gli italiani. Del resto, Bersani, in un'intervista di neanche 3 giorni fa, ha dichiarato: chi ha di più deve dare di più, riferendosi alla tassazione in generale, attaccando gli italiani evasori, quelli brutti, sporchi, cattivi, quelli che per natura truffano lo Stato con il loro lavoro nero, ma che nonostante tutto vanno avanti, che, visti da una prospettiva più realistica, sono gli stessi lavoratori che magari non riescono a pagare le tasse semplicemente perché sono troppo alte, quelli che a fine mese non ci arrivano neanche superando le 110 ore di lavoro la settimana, 7 giorni su 7. Ormai la pressione fiscale italiana, comparata ai servizi pubblici erogati, è semplicemente imbarazzante. E in chiusura approfitto per dirvi che iscriversi a questo canale è totalmente gratuito. La condivisione di questo video è consentita a chiunque con qualsiasi mezzo su qualunque social. Nei miei video cerco di dare spunti di riflessione, nella speranza che ciascuno di voi voglia esprimere i propri punti di vista in merito alle notizie di cui ho parlato in questo video, magari scrivendo qualcosa proprio sotto nella sezione commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Un saluto a tutti gli amici e benvenuti sul mio canale. Ci sono giorni in cui è deprimente realizzare video. I miei video di commenti personali nascono da notizie d'attualità, di politica e cronaca. E quando ho a che fare con fatti presumibilmente legati alla corruzione, lontani anni luce dalla cosiddetta trasparenza, con un tizio che fino a qualche anno fa intratteneva i clienti della discoteca Ecstasy di Mazara del Vallo, all'anagrafe Bonafede Alfonso, sapere e vedere che oggi costui si trova al posto del ministro della giustizia. Bene, in queste circostanze sono letteralmente assalito da un senso di nausea che non mi lascia per nulla sereno. Poi arrivano pure le dichiarazioni del governo, che fa muro intorno a Bonafede, e lì, ti cadono le braccia. Vogliamo parlare di ex bibitari che sconfiggono la povertà per decreto o del peggiore degli avvocati degli italiani? O di tanto altro ancora? No, decisamente no. Lo stomaco non reggerebbe nell'elencare tutte le anomalie e le storture volute dal governo tecnico che ci ritroviamo. Quando mi affaccio su certi fatti che scandiscono i nostri giorni ormai da anni, da persona munita di sani principi quali sono, è davvero difficile immaginare e capire cosa passi in quelle teste vuote che continuano a parlare sostenendo le ideologie fallimentari di 5 Stelle, PD, Sinistra, Sardine, Gamberoni e chi più ne ha più ne metta. Grazie a queste menti semplici, ora ci ritroviamo un'Italia a pezzi, impoverita, calpestata, sputata in faccia, presa a calci e bistrattata da chiunque ne abbia l'intenzione, senza che ci sia da parte di chi ci dovrebbe rappresentare un briciolo di dignità e di identità residue di un popolo che, al contrario di queste nullità, in buona percentuale e al di là di tutto, continua a conservare all'interno del cuore del singolo quei valori e quell'amore verso la propria terra, verso la propria nazione, che restano le basi per ricostruire un giorno una bellissima Italia, come lo è stata e come lo sarà nuovamente. Ma per il momento, avendo a che fare con un certo tipo di notizie, dopo una xamamina mi faccio forza e riprendo con i commenti sulle notizie. Lungo vertice nella notte tra il premier Giuseppe Conte, il titolare del MEF Roberto Gualtieri e i capi delegazione del governo sul decreto maggio.
Al centro del vertice, al quale hanno partecipato anche il sottosegretario Roberto Fraccaro e i responsabili economici dei partiti di maggioranza, i nodi rimasti ancora aperti sul decreto che il governo si appresta a varare entro la settimana. Su alcune misure, dai trasferimenti a fondo perduto alle imprese allo sblocco dei circa 12 miliardi di debiti della pubblica amministrazione, il governo tralascia ancora alcuni capitoli, a cominciare da quello relativo al reddito di emergenza. Vorrei far presente che, ad esempio, le nazioni confinanti con la nostra Italia hanno già erogato risorse a fondo perduto per tutti i lavoratori e i titolari di partita IVA già a marzo. E questi fanno i vertici notturni con risultati mediocri, mentre famiglie ridotte alla fame sono costrette impotenti a guardare i continui sbarchi di clandestini che non hanno avuto diminuzioni di flusso degne di nota nonostante la pandemia in atto, clandestini che costeranno a tutti noi 1.200 euro al mese ciascuno, mentre noi paghiamo tasse, bollette, bolli auto e sanzioni se trovati fuori casa senza l'autocertificazione all'ultima moda, che non si sa più quante versioni ancora ne emaneranno. Ma di quali vertici notturni vogliamo parlare? Passiamo alla prossima notizia, va. Nel governo rimane la tensione, ma Conte appare blindato. Gli equilibri all'interno della maggioranza sono sempre precari, ma tutti vogliono evitare un'ulteriore escalation. A cominciare da Renzi, che in un'intervista dice di voler fare il mediano di spinta. Ebbene, ora arriva nuovamente Renzi con un'altra renzata. La convinzione dei partiti della maggioranza è che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sia blindato. Intanto, un ministro non meglio identificato dichiara sottovoce: l'alternativa a questo esecutivo, anche per le massime cariche istituzionali, è solo il voto. Ma speriamo bene. Ma allora andiamo, poltronari, andiamo al voto e trovatevi un lavoro come le persone normali che stentano a sopravvivere e lasciate che questo paese sia governato da persone competenti. E siccome le elezioni in un momento di grave crisi sanitaria e economica sono una prospettiva quasi irrealistica, mentre nel governo c'è soddisfazione per i risultati dell'avvio della fase 2, anche per il Viminale ci sono stati riscontri positivi sulla responsabilità dimostrata dagli italiani, allora anche tra i giallorossi sono all'azione i pontieri per evitare un cortocircuito o, peggio ancora, un incidente in Parlamento. Allora, chiariamo subito due punti. Gli italiani, quelli con la I maiuscola, quelli che rispettano le regole, sono gli unici che dimostrano realmente di avere responsabilità. Punto. 2. Delle convinzioni dei partiti di maggioranza sono ancora indeciso se utilizzarle come spessori sotto la gamba del tavolino che balla o come fondo per una cassetta di patate. Va bene, poi deciderò. Una notizia delle 11 di quest'oggi. 4 sbarchi nel giro di poche ore a Lampedusa. Tra ieri sera e questa mattina sono approdati direttamente sull'isola oltre 150 clandestini. Dopo gli arrivi di 2 barconi, con 72 e 64 clandestini, sono infatti arrivati altri 10 clandestini su una piccola imbarcazione, mentre una quarta sta entrando in questo momento in porto. I clandestini vengono sottoposti a controlli per il coronavirus nelle tende allestite dalla Protezione Civile sul molo Favarolo, in attesa che venga deciso dove saranno trasferiti. L'hotspot dell'isola è infatti già pieno. Impossibile qui non evincere la tipologia di persone che compongono questo governo. Persone che odiano l'Italia e gli italiani, sostenute da tifosi degni degli stessi. Per oggi ho finito i veli pietosi, veramente. Finiti. Quasi in conclusione abbiamo questa notizia. La sanatoria sui migranti può far esplodere il governo. Teresa Bellanova, nelle scorse ore, ha rilanciato la sua idea per una regolarizzazione dei migranti presenti in Italia. Tuttavia, la fretta dimostrata dall'esponente di Italia Viva sottintende profonde divisioni all'interno del governo. L'impressione, giorno dopo giorno, è che Teresa Bellanova non rappresenti soltanto Italia Viva all'interno del governo, ma anche un po' il modo di fare di Matteo Renzi, in seno all'esecutivo guidato da Giuseppe Conte.
Proprio come il suo leader di partito, adesso il ministro Bellanova ha chiesto di premere sull'acceleratore su alcune proposte, intimando quasi un out-out ai colleghi sulla propria proposta relativa alla regolarizzazione dei migranti. O per meglio dire, alla sanatoria che il titolare del Dicastero alle politiche agricole vorrebbe estendere ai 600.000 irregolari, 600.000, presenti nel nostro paese. Bellanova non vuole più sentire alibi e, al contrario, vorrebbe imprimere al decreto in discussione sulla regolarizzazione il proprio punto di vista e quello di Italia Viva, con una modalità, come detto in precedenza, non diversa da quella che Renzi ha attuato in Senato nei giorni scorsi, quando ha minacciato di uscire dalla maggioranza se Conte dovesse abbandonarsi ai populismi. Come si fa a commentare certe notizie senza commettere reati penali? Se qualcuno ha dei suggerimenti, li scriva nei commenti. Grazie. Passiamo alla prossima notizia. Non è l'arena, insulti e attacchi a Giletti. Dopo lo scontro con Dino Giarrusso sulle scarcerazioni e lo sciame di insulti che ne è scaturito, Massimo Giletti ha ricevuto la solidarietà di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, mentre l'europarlamentare parla di agguato televisivo. Massimo Giletti è nel mirino. Il giornalista di La 7, conduttore della trasmissione domenicale Non è l'Arena, nella puntata andata in onda, è tornato a parlare della scarcerazione di alcuni pericolosi boss mafiosi per effetto dei provvedimenti in materia di contenimento del contagio da coronavirus. Una dura presa di posizione da parte del giornalista che, in diretta, si è scontrato con Dino Giarrusso, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Uno scambio di opinioni acceso che ha scatenato violenti attacchi contro il giornalista, colpevole di aver fatto inchiesta nel suo programma. Da ormai diversi giorni il ministro Alfonso Bonafede è nell'occhio del ciclone per aver avallato decisioni incomprensibili sulle scarcerazioni, che hanno portato alla rimissione del mandato da parte di Francesco Basentini, ex direttore del DAP. Inevitabile la presa di posizione di Dino Giarrusso a Non è l'Arena, in favore del suo collega di partito Bonafede. È altrettanto inevitabile lo scontro con Massimo Giletti, che da giorni porta avanti questa inchiesta. Sono volate parole molto forti, soprattutto da parte di Massimo Giletti, che ha accusato il governo di aver trattato i boss mafiosi come ladri di polli. Il clima in studio si è surriscaldato velocemente, ma non quanto quello sui social, dove il termometro dell'indignazione popolare contro il conduttore di La 7 è salito vertiginosamente. Per ore e tuttora Massimo Giletti è stato fatto oggetto di insulti e provocazioni. Concludo questo video con le considerazioni contenute in un post di Giorgia Meloni. E dopo una giornata di imbarazzato silenzio, il capo politico dei 5 Stelle, Vito Crimi, si schiera senza se e senza ma con il ministro Bonafede, nella polemica con il giudice Di Matteo. In campagna elettorale avevano detto di voler andare al governo con gente come Di Matteo per combattere il malaffare di Renzi e del PD. Sono finiti al governo con Renzi e il PD a combattere il PM Di Matteo. La triste parabola del Movimento 5 Stelle si conclude così. Sipario. Grazie per avermi ascoltato. Grazie per avermi ascoltato. Auguro a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Un saluto a tutti gli amici, vi rimando al prossimo video.